Si racconta la mafia tecnologica, la mafia che attraverso la tecnologia prosegue con i suoi traffici e che si è evoluta in questo senso. Si racconta la punta avanzata delle mafie, quella che oggi noi stiamo cercando di inseguire, di capire, anche perché siamo molto indietro dal punto di vista tecnologico, della preparazione. Nel corso di questi anni non si è investito come si doveva e quindi inseguiamo e siamo indietro rispetto a stati come Francia, Germania, Olanda. DDL Nordio che tipo di ripercussioni potrà avere a suo avviso? Ma le ripercussioni le capirete tra un paio d'anni, quando andranno a regime queste norme, perché molte norme sono state fatte, sono state approvate, entrano in vigore sempre nel 2025-2026, quindi ancora non capirete bene gli effetti, ecco perché non c'è nessun tipo di protesta o nessun tipo di puntualizzazione. La situazione sulla mafia pugliese che lei conosce molto bene? Ma io non sono un esperto di mafia pugliese, cosa posso dire? Che la Sacra Coronita ha fatto passi avanti nel mondo della grande distribuzione, nel mondo delle attività imprenditoriali turistiche. La mafia invece del Foggiano è una mafia giovane, quindi violenta, perché le mafie quando nascono sono violente per farsi riconoscere, non hanno ancora un pedigree, non hanno ancora quella capacità di intimidire come l'Andrangheta o come la Camorra o come Cosa Nostra. E lo Stato non ha fatto ancora abbastanza secondo lei? Ma non lo so, ripeto, queste domande le dovete fare ai magistrati pugliesi, non a me. Io posso parlare per la Calabria, posso parlare per la Campania, posso parlare in generale e dire che purtroppo ai noi le riforme di questi ultimi anni hanno sostanzialmente rallentato il tempo dei processi, hanno reso più farraginoso il sistema, garantiscono sempre meno le parti offese, quindi non sono assolutamente soddisfatto o tranquillo rispetto a quello che si è legiferato in questi ultimi anni. Dottore, perché lo Stato rincorre sempre? È solo questione di risorse? No, intanto ovviamente per definizione noi ci muoviamo una volta dopo la commissione dei reati. Per quanto riguarda la prevenzione è un qualcosa che spetta alle forze dell'ordine, spetta all'organizzazione del Ministero degli Interni, della Difesa, delle Finanze, perché c'è Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. In questi anni stiamo facendo fatica perché, ripeto, non ci sono stati degli investimenti che servivano sul piano tecnologico, mentre gli altri Stati europei che venivano da noi ai corsi come olandesi e oggi ci chiamano il procuratore di Rotterdam e ci dice vi diamo 20.000 file audio, cercate di capire i nicknames, cercate di capire chi chiama chi.